Ciao, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi faccio un video che non credo di aver mai fatto sul mio canale, non lo so, non mi ricordo, però non mi pare proprio di aver mai fatto un video sull'haircare. E non l'ho fatto mai perché comunque sono sempre stata confusa sui prodotti da usare. Insomma, se mi seguite anche su Instagram, comunque sapete quante volte ho cambiato idea, bio, non bio, insomma, ho fatto anche un video dedicato al riguardo, non sui capelli, ma su tutta la cosmesi in generale, biologica o no, e le scelte, insomma, tutto questo. Non mi dilungo troppo su questa cosa perché ho fatto un video dedicato, se volete andarlo a vedere lo trovate sul mio canale. E quindi non avevo un'idea ben precisa, non avevo dei risultati durevoli, mentre adesso ho dei risultati durevoli, dei risultati che sono andati via via migliorando, come vi ho mostrato anche in alcuni dei miei post messi qua su YouTube. Basta che andate nella sezione community e trovate comunque i post. In alcuni ho scritto anche qual è la mia haircare del periodo, se non sbaglio, con le foto dei capelli e dei miglioramenti rispetto al passato. Insomma, ho fatto anche un post su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram mi raccomando fatelo, perché lì posto tantissime stories e tantissime foto. Vi lascio il link qua nelle schede. Comunque, prima di cominciare a parlarvi della mia haircare, mi raccomando, lasciatemi un like al video e iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video, e seguitemi sui miei social, soprattutto in particolare su Instagram, che è comunque il social che utilizzo di più. Ok, allora, incominciamo. Allora, c'è da dire che io spesso la cambio, la mia haircare. Comunque, nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese e mezzo, credo, sto utilizzando solo questi prodotti, e devo dire che questa combo di prodotti mi ha dato dei buoni risultati. Se mi seguite, appunto, se avete visto anche il mio video in cui vi parlo delle mie scelte in base alla cosmesi chimica o biologica e via dicendo, sapete che io adesso non guardo più l'inci dei prodotti, non guardo più se questi prodotti sono bio oppure se sono di sintesi chimica, uso quello che piace ai miei capelli, uso quello che piace alla mia pelle se parliamo di skincare, o a quello che mi dà una maggiore performance quando parliamo di make-up. Quindi, se un prodotto bio mi piace lo uso, se mi piace di più un prodotto di sintesi uso quello di sintesi, se mi piacciono entrambi li uso in combo. Ed è il caso della mia haircare dell'ultimo periodo, ovvero io sto utilizzando una combo di prodotti che è sia biologica che di sintesi chimica, quindi utilizzo sia siliconi che prodotti che non li contengono. Incominciamo dal lavaggio. Allora, ultimamente sto lavando i miei capelli con questo shampoo di Ecos. È uno shampoo per lavaggi frequenti, uno shampoo biologico certificato ICEA, con estratto di avena biologica. Vi ho parlato di questi prodotti che vi sto mostrando, shampoo, balsamo e maschera, questi prodotti che ora vi mostrerò, ve ne ho già parlato perché ve li ho recensiti, gli ho dedicato una review, e quindi non mi dilungherò a parlarvi di questi prodotti perché l'ho già fatto, altrimenti l'haircare dura 200 secoli, mi limiterò a mostrarveli. Quindi c'è da dire, allora, partiamo dal presupposto che il mio capello è un capello fino, è un capello grasso in radice e più normale barra secco sulle lunghezze, anche se ultimamente non è più secco, ultimamente è normale il mio capello nelle lunghezze, mentre comunque in cute rimane un capello grasso. Io lavo i capelli tutti i giorni, o al massimo, proprio al massimo, un giorno sì e un giorno no, ma di base, nella maggior parte dei casi, io lavo e detergo i miei capelli tutti i giorni, perché comunque mi sono resa conto che il mio capello ha bisogno di essere lavato tutti i giorni. Quando capita che io non lo lavo tutti i giorni, me ne cadono di più di capelli, perché il mio cuoio capelluto produce davvero troppo sebo e ha bisogno di essere purificato ogni giorno. Quindi non ho avuto nessun tipo di problema. C'è chi pensa che lavare i capelli tutti i giorni faccia male, ma in realtà fa più male non lavarli se si ha bisogno di lavarli, perché i capelli comincerebbero a cadere a chili praticamente. Quindi ragazzi, non vi fate il problema dei lavaggi quotidiani se ne avete bisogno. I capelli possono essere lavati tutti i giorni tranquillamente, non abbiate paura di rovinarli, soprattutto se imparate comunque come prendervene cura, soprattutto delle lunghezze, se li avete lunghi.
e avete paura che magari le lunghezze si rovinino, se voi ve ne prendete cura non si rovineranno, anche se li lavate tutti i giorni, ma lavate i capelli quando vedete che comunque il capello ne ha bisogno. Se ce li avete grassi anche tutti i giorni non è un problema, io ho visto i miei capelli triplicarsi da quando li lavo tutti i giorni e da quando non mi sto più a preoccupare del bio, non bio, inci, siliconi e compagnia bella, io ho visto un netto miglioramento del mio capello, proprio netto. Comunque, questo è lo shampoo che io sto utilizzando nell'ultimo periodo. Il balsamo che sto utilizzando è sempre dell'Ecos ed è questo balsamo con succo di aloe biologico, anche questo certificato ICEA, che contiene aloe, contiene burro di karité e olio di girasole. È un balsamo molto leggero con cui mi trovo molto bene, mi lascia i capelli molto morbidi e per niente appesantiti, che è esattamente quello che cerco io in un balsamo, perché altrimenti i miei capelli si appesantiscono alla velocità della luce. Diciamo che lavandoli tutti i giorni non è un problema se il giorno dopo sono già appesantiti o sporchi, perché tanto io vado a detergerli comunque tutti i giorni, quindi non mi cambia molto la cosa. Però se ci sono stati balsami che io in passato ho utilizzato e che già nel giorno stesso mi appesantivano i capelli, e così non va bene assolutamente, perché comunque il giorno in cui me li lavo io li voglio avere belli puliti, belli voluminosi, e per quanto possano essere voluminosi, anche se devo dire che ultimamente i miei capelli hanno un volume che in passato non avevano, cioè che avevano tantissimi anni fa quando ero più piccola e appunto non mi preoccupavo dell'inci dei prodotti e usavo quello che piaceva ai miei capelli, avevo un bel volume nei capelli, che comunque sto riacquistando piano piano utilizzando i prodotti che piacciono ai miei capelli, ecco, e non quelli che penso possano essere migliori di altri, no, assolutamente, impariamo ad ascoltarci. Una volta alla settimana faccio una maschera e sto usando questa di Ecos, sempre maschera per capelli con semi di moringa. Questa è un pochino pesantuccia per i miei capelli, devo essere sincera, ne devo usare veramente molto poca, perché altrimenti sembra che il giorno stesso mi ha leccato una vacca in testa, quindi questa sicuramente una volta finita non la ricomprerò, non è un prodotto che mi sta piacendo. Comunque ve ne ho parlato quando vi ho recensito questi tre prodotti insieme. Comunque questa la uso una volta alla settimana al posto ovviamente del balsamo, perché non uso balsamo e maschera insieme, ecco, o uso il balsamo o uso la maschera, questa una volta alla settimana. Prima di asciugare i capelli utilizzo un prodotto di Gliss, ecco, qui andiamo sulla sintesi chimica e anche sui siliconi. Uso un prodotto di Gliss prima di asciugare i capelli, che vaporizzo, ha un odore meraviglioso, ovvero questo seta luminosa spray riparazioni express ceramidi più seta, ideale per capelli spenti, pettinabilità immediata e morbidezza. Io amo questo prodotto, i miei capelli lo adorano assolutamente, è un prodotto con cui io mi trovo strabene, che consiglio comunque a chi ha capelli come i miei, fini, perché comunque mi dà un bel volume, un bel movimento e una grande morbidezza e luminosità. È vero, seta luminosa, io confermo, perché i miei capelli quando lo uso, e cioè ogni giorno praticamente, prima di asciugarli per proteggerli dal phon, i miei capelli lo amano letteralmente questo prodotto. Quando ho finito di asciugarli, sui capelli asciutti utilizzo i cristalli liquidi, ovvero come per andare a sigillare, no? Un po' come si fa per la skin care, che si parte dal prodotto più leggero e poi si va via via a applicare il prodotto più pesante. Ecco, e io utilizzo questi che mi piacciono un casino, sono di Garnier, ultra dolce, olio nutriente multiuso, gli oli meravigliosi, questa è la tipologia Argan e Camellia. Veramente fantastico, ragazzi, i miei capelli lo amano. Io da quando uso quest'olio regolarmente, perché io lo uso quando finisco di asciugarmi i capelli, quindi per andare a sigillare tutti i trattamenti fatti, e poi lo uso di sera come leave-in tutti i giorni, non li ho proprio assolutamente appesantiti i capelli, ne uso un pump sulle lunghezze e mi ci trovo strabene. È il mio olio preferito, io ho utilizzato anche quello del Viv in passato, ma devo dire che questo mi piace di più, o comunque ai miei capelli piace di più quest'olio. Infatti quando mi finirà
perché è a metà, quando mi finirà sicuramente lo ricomprerò perché non voglio assolutamente stare senza. Come leave-in è veramente fantastico quest'olio, top. Quindi questi sono i prodotti che io utilizzo per i miei capelli. Una volta alla settimana faccio un impacco pre-shampoo e lo faccio con degli oli. Oli che metto sia sul cuoio capelluto che sulle lunghezze. Non lo faccio più pre-shampoo l'impacco tenendolo in posa tutta la notte come facevo in passato quando utilizzavo solo il bio. Lo metto la mattina, magari lo tengo un paio d'ore prima di lavarmi e poi faccio le mie cose, faccio attività fisica, pulisco casa e via dicendo. Dopodiché mi faccio la doccia e lavo via appunto l'impacco pre-shampoo. Anche questo lo faccio una sola volta alla settimana e generalmente utilizzo due oli perché da miscelare, perché comunque uno degli oli che vado ad utilizzare è quello di ricino. E quello di ricino comunque, scusate qua si è tolto tutto quanto, però vabbè, questo qua è di Sentifolia, che mischio a questo di Nice Sense, che è un olio di jojoba. Mischio l'olio di ricino ad un altro olio, perché l'olio di ricino è troppo denso e quindi risulterebbe difficile da applicare. Perciò io unisco questi due oli e mi faccio un bel massaggio al cuoio capelluto, perché anche se avete capelli grassi, l'olio sulla cute lo potete usare magari anche solo una volta alla settimana e poi me lo passo su tutte le lunghezze, sui capelli asciutti. Usare l'olio sui capelli bagnati no e ancora no, perché il capello bagnato è molto sottile, è molto fragile e i capelli non devono essere bagnati assolutamente. È un falso mito pensare che l'olio vada messo sui capelli bagnati, no, va messo sui capelli asciutti. Io ho imparato tutte queste cose seguendo Altea su Instagram e appunto ho imparato che l'olio va messo sui capelli asciutti e non bagnati. Quindi io faccio un impacco di olio su capelli asciutti, lunghezze e cuoio capelluto una volta a settimana con questi due oli per il momento. Ma li cambio spesso, a volte uso quello di mandorle al posto di quello di jojoba, ne ho uno che ancora devo aprire, ora questi li devo finire, quindi quando mi finirà questo userò quello di mandorle, quando mi finirà quello di mandorle utilizzerò quello che ho comprato su BioVegan, che è un olio di vinaccioli se non sbaglio. Comunque quello è ancora chiuso perché ho questi oli da finire, perciò una volta a settimana utilizzo quello. Per quanto riguarda la spazzola che io utilizzo quando mi pettino, anche se io i miei capelli non li pettino spesso, proprio perché i miei capelli sono mossi e non voglio perdere il mosso dei miei capelli, perciò li pettino quando finisco, quando ho fatto il leave-in, ecco, un paio di volte al giorno, certe volte neanche quando faccio il leave-in la sera, mi faccio il leave-in e poi me li appunto, proprio per non perdere il mosso, perché il mosso quando viene pettinato diventa bruttino in realtà, quindi siccome a me piacciono i miei capelli mossi, ed è un mosso che sto ritrovando ora, perché prima ce l'avevo stranissimi, vi posto qua una foto di com'erano i miei capelli quando comunque mi ostinavo ad utilizzare prodotti soltanto biologici e avevo perso proprio il movimento dei miei capelli, ma comunque c'è anche un posto su Instagram dove c'è la foto che vi metto qui, quindi mi raccomando, se non mi seguite su Instagram seguitemi, perché appunto lì comunque sono molto molto attiva. Comunque la spazzola che uso quando mi pettino è la Tangle Teaser. Io questa l'ho presa su Amazon, vi posto sotto il link di questa spazzola dove l'ho comprata io appunto, ed è una Tangle Teaser originale con cui io mi trovo benissimo perché comunque non mi tira i capelli, è super 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 adatta a pettinare i miei capelli perché non me li strappa e io mi ci trovo strabene. Ok, questo è quello che io faccio per i miei capelli in questo ultimo periodo, sono i prodotti che uso in questo ultimo periodo, ma che sicuramente poi in futuro cambierò, perché comunque di là ho pronti da utilizzare dei prodotti che ho già usato in realtà, ma poi li ho accantonati perché questi li avevo aperti da più tempo e perciò ho ricominciato ad utilizzare questi. Comunque sono i prodotti di Sunsilk Volume Bomb, con cui mi trovo strabene anche con quelli, li ho utilizzati quando ero in ferie a luglio per 10 giorni e mi ci sono trovata strabene, però poi appunto li ho accantonati per poter finire questi prodotti che avevo aperto da più tempo, ma quando finirò questi prodotti qua sicuramente passerò a quelli e poi magari ve ne parlerò in un'altra haircare aggiornata. Per ora qui ancora ce li ho questi prodotti da utilizzare. Ok, per questa settimana è tutto. Se questo video vi è stato utile
Se vi ho tenuto compagnia, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più in assoluto. Ciao ciao e al prossimo video. Ciao!